ce l'ho, perché ci siamo trovati purtroppo a gestire in un anno e un mese situazioni alquanto problematiche e alquanto difficoltose da portare. Franco Colomba rappresenterà il futuro di questo. Il Papadopoulo ha impostato questa squadra soprattutto al centrocampo, giocatori che poco impostano l'azione, che poco palleggiano, che poco possono fare possesso palla. E credo che l'abbia fatto forse anche senza ascoltare il parere di chi lo circondava in quel periodo, però così lavora. Ecco, adesso probabilmente non è facile cambiare il volto del Bologna, perché impostato da un altro in questo modo così radicale, probabilmente per te sarà più difficile metterci in mano. Conti di lasciare invariato il senso con cui è nata la squadra o cercherai in qualche modo di modellarla? Non credo che ci siano delle caratteristiche dalle quali non si può prescindere, però è anche vero che squadra che necessita, specialmente in casa, di provare a giocare un pochino di più. Non è facile, però insomma, ripeto, qualche idea se no, la vogliono confrontare sul campo, così, arrivare e spiattellare subito delle cose. Prima voglio parlare con i ragazzi, cercare di capire se sono d'accordo, di questo. Di sicuro provare a migliorare un po' questa circolazione del talento attraverso un obiettivo, questo può essere una cosa, soprattutto essere anche provare a essere più efficaci, migliorare le risorse di quando non siamo stati più necessari. Mister, lei l'anno scorso ad Ascoli, non lo dico, io dico, i numeri dei risultati sono fatto una sorta di impresa, però per me una squadra che era disperata, c'era dato un senso, un gioco, ha provato poi in Serie B, magari si nota meno, però ha avuto un paio di scelte molto azzeccate, per cui ha cresciuto il più del modulo e dei giocatori, ha cambiato un paio di giocatori, ha funzionato molto. Ora, quando lei è servita, lei non l'aveva italiano un paio già l'ultimo era Cagliari, perché poi c'è stata un'altra partita di Cagliari. Quanto l'hai servita l'esperienza di Ascoli? E se la Serie A, l'ultima sua, come andava? L'esperienza serve che fai dire, quello che ha fatto a Cagliari, a Livorno, a Reggio Calabria. Tutto il passato ti aiuta a comprendere meglio il presente e a provare a sbagliare meno il futuro. Questo è quello che penso. È ovvio che se può venire ad aiutare il soccorso di una squadra, di un allenatore, un'intuizione è importante, ben venga. L'anno scorso mi è andata bene, per esempio cito Belenghieri, cioè dire che è stato un giocatore che mi ha risolto il problema in un momento di difficoltà degli attaccanti. Però ecco, bisogna vedere innanzitutto la categoria che è diversa e poi cercare di capire che non è che l'allenatore deve essere un inventore, l'allenatore deve essere uno che ottimizza i giocatori che ha a disposizione cercando di, che non ha la pretesa di inventare niente di particolare. Vorrei riuscire soprattutto a sfruttare al meglio quello che sono le potenzialità di questa squadra che in certi momenti sono venute anche fuori, possiamo dire che la prestazione neanche mi è piaciuta. In altri momenti magari non ha fatto più fatica. Proveremo a dare una continuità sotto questo profilo. E spero che si sia fatto. Ultima cosa, come si comporrà il suo staff? Lo staff si comporrà il mio collaboratore storico, che lo compone con me, che parte un po' di dragonese, che è una persona che giocava con me quando avevo 20 anni. Lui si metteva io commissario, e persona di grande fiducia, di grande disponibilità con i ragazzi, e soprattutto per aiutare soprattutto una gestione di più giovani, o anche di non giovani, perché poi il calcio quando si è sul campo si è più guardato. E poi la società mi ha lasciato a disposizione il preparatore di Rivard,
Napoli che così, ironia della sorte, era un mio preparatore anche a Tasco, l'ho provato anche lì e con il quale ho mantenuto un buon rapporto, non soprattutto Bari, no? Il preparatore dei portieri che è Paleari, più mi amarrò della collaborazione di May che andrà in giro a vedere partite, relazioni da May anche lì con i compagni di squadra, quindi tanti anni fa. È un gruppo che mi piace, lavoreremo senz'altro in funzione di ottenere il massimo. Il mister conosce bene i giovani, perché li ha seguiti, anche perché lei è papà di un bimbo, che è bimbo tra virgolette, che giocava con Basi, con Catarini, quindi li conosce molto bene. Crede che quando mi parla di ripartire da zero, significa che Catarini e Basi sono giocatori alla stregua dei... Guardare tutti, valutare, i giovani sono un patrimonio importante, sono anche un patrimonio che nelle situazioni disperate a volte va gestito, nelle situazioni più fluide, più tranquille si può rischiare qualche cosa di più, ma non è neanche tanto rischiare, proprio per non correre appunto il rischio di vanificare con dei risultati che poi non mettono in luce le qualità dei giovani, se i risultati non sono positivi, se la tensione è troppo alta, no? E questo vale per i giovani, vale per i giocatori. Qui c'è un obiettivo solo, salvare il Bologna e sostenere tutto quello che è a disposizione. Carlo Roma, lei ha seguito da vicino in queste settimane qua il Bologna, abbiamo visto spesso lo stadio, quali sono le due pecche principali che hanno dato in questa squadra e vorrebbe alzare? Due. Anche curiosità magari, dovrebbe migliorare, e una cosa che invece ha trovato molto positiva, dalla quale vuole anche ripartire. Quindi due, una molto positiva, perché io credo che il positivo ci sia l'essersi misurato con una squadra di rango importante come la Juve, aveva fatto bene, anche l'ultima partita di aver disputato una gara caratterialmente importante, questo è una dote fondamentale per una squadra, avere il carattere di poter rimediare una difficoltà di difendere il risultato, cercare di raggiungere come è successo prima. E di meno positivo che posso dire, io non mi piace parlare di queste cose pubblicamente, io vorrei avere un contatto con la squadra prima di poter addentrarmi in situazioni tecniche. Poi tanto avevo il tempo per poter. Si è fatto questa la carriera che ha fatto come calciatore, perché qualcuno nel 73-74, quando lei era molto giovane, l'ha lanciata, lei, Pecci e altri. Ha risposto al collega sui giovani, vuole aggiungere qualcosa di più oppure no? Cioè che comunque, insomma, è uno dei suoi obiettivi oltre a salvare Bologna o no? Ieri ho parlato con il presidente e ho detto l'anno scorso per me l'Ascoli. Io era già successo che giocare la Napoli, però per me non era stato così, invece a distanza di anni